Undicesima edizione della serata di gala Le Stelle sul Lago. Quali sono le novità per questa edizione 2016? Le novità, ce ne sono di novità. Prima di tutto, che è importante, daremo un premio allo chef emergente del territorio, premio chef emergente, che abbiamo individuato nell'Eurosola di Domodossola. Avevamo in ballottaggio un altro ristorante sempre nell'Ossola, siamo andati a provarli, poi abbiamo deciso per questo ristorante perché noi abbiamo un comitato, abbiamo un'assemblea, abbiamo parlato. Non abbiamo votato, però le convergenze erano quelle. Per partecipare, che cosa bisogna fare? Allora, per partecipare, noi abbiamo il nostro sito web www.lestellesullagodorta2014.it, che ci sono tutte le informazioni necessarie per prenotare a questa serata. Usciranno a giorni. Uscirà anche una pagina intera sulla stampa dove ci saranno tutte le informazioni, ci saranno le foto degli chef, non ci sarà il menù lo troveranno sul sito web. Certamente un menù ad alto livello, un menù di chef stellati, insomma, un menù particolare, ma che noi abbiamo già anche provato perché una tra le priorità del nostro comitato facciamo la pro menu. Sono venuti tutti i sei chef che parteciperanno alla serata, abbiamo provato il menù, abbiamo fatto anche alcune modifiche, abbiamo chiesto alcune modifiche perché pensavamo che migliorative e niente, e quindi dopo abbiamo provveduto a stampare l'opuscolo e a definire tutto questo evento che ci impegna tantissimo. Tutto quello che verrà raccolto sarà devoluto. Beh, verranno dedotte alcune spese, non i chef. Non i fornitori, ma ci sono alcune spese di carattere generale, diciamo qualche personale, i sommelier che vengono da Novare dei rimborsi spese del pullman della scuola di Stresa, dei rimborsi spese e poi ci sarà la pubblicità sulla stampa della Public Compass, quindi mentre i prodotti li danno tutti gratuitamente. Gli chef vengono a cucinare gratis, abbiamo il pasticcere di Iaccarino che avrà un piccolo rimborso perché viene da Napoli e quindi giustamente dobbiamo quantomeno, e questo è previsto dal nostro statuto, noi abbiamo uno statuto che lo seguiamo alla lettera. Ecco, quindi ricordiamo l'ora e il luogo di questo Allora, appuntamento. iniziamo alle 19:30, dalle 19:30 con l'aperitivo. Già l'aperitivo, signori miei, c'è da deliziarsi perché abbiamo Eros della Casera con le sue stuzzicherie, abbiamo questa pizzeria, la Piedigrotta, che farà delle stuzzicherie e pizza, ma che sarà un menù quasi completo, sushi, sashimi e altre cose in formato in piccole porzioni. Avremo dei finger food, in più abbiamo tradizione le ostriche. Alle mattino alle 5 arrivano direttamente dalla Francia 2000 ostriche per la serata. Il luogo della serata è? È presso tradizionale, è presso l'Hotel Prodo, Petenasco. io il mio ufficio più operativo delle Stelle sulla Codorta. Posso anche dire che non mi occupo più della gestione dell'albergo, ci sono i miei figli, eccetera. Io mi occupo di queste cose, di eventi, magari di associazioni, di calcio, di altre cose.